Allora, devo leggere questo piccolo estratto di un testo molto bello. Ascoltate un po'. Un pensiero che vola alto nel cielo, poi plana, sfiorando il mare, contro vento, e va verso la meta del cuore. Queste sono le parole scritte dal prossimo premiato, ispettore della Digos, cavaliere della Repubblica, commendatore del San Silvestro Papa. Vorrei qui sul palco, per il premio Dea Ebe 2014, annunzio Di Giulio, ma anche sul palco insieme a Michele Di Giulio. Figlio! Annunzio, molto piacere. Prego, complimenti. Allora, cominciamo con Nunzio, poi passerò al figliuolo. Allora Nunzio, io so tante cose, nel senso che mi hanno raccontato che qualsiasi cosa è una persona molto importante, però adesso ora hai una passione molto bella. Raccontaci un po'. Molto importante? Non lo so. Comunque, buonasera a tutti. Per me è difficile spiegare l'emozione che si prova quando si riceve un premio, soprattutto quando lo si riceve in questa bellissima location. Dottor Luciano e papà, complimenti vivissimi. Poi il premio di me ancora più sostante. È tutto. Poi per quanto riguarda... Io mi sento sicuro tra voi due stasera. Io ormai sono pensionato. Per quanto riguarda la domanda che abbiamo fatto, io scrivo racconti di storie vere, fatti reali che vanno, forse vanno a colpire la mente sensibile del lettore. E quindi mi limito, non solo uno scrittore, un racconto storico. Tutto qui. Nunzio, io le volevo chiedere una cosa. Io so che lei ha avuto un incontro molto ravvicinato, molto bello con il Papa, vero? Papa Giovanni, sto parlando. Guardi, io non ho mai parlato di questa cosa. Ho avuto la fortuna o la grazia di scortarlo nell'ambasciatore di San Michele Arcangelo. L'ho aiutato pure a salire le scale. Non posso dire di più perché era un fatto molto, molto riservato. Per cui ho risposto alla sua domanda. Non ho mai parlato di questa vicenda. Però in realtà noi conoscevamo insomma questa vicenda, è una cosa molto bella perché poi insomma stiamo parlando di un Papa diventato santo, quindi è un grandissimo onore. Allora, Nunzio, a premiarla sarà il sindaco di Canosa Ernesto La Salvia. Prima... Grazie ancora sindaco di salire qui sul palco e intanto ascoltiamo la motivazione del premio. Grazie al nostro cantore Matteo. Prego. Al cavaliere Nunzio Di Giulio. Competenza e capacità nel servire le istituzioni con delicati compiti di comando e coordinamento, svolti con assoluta dedizione e responsabile impegno. Cavaliere al merito della Repubblica Italiana, croce al merito del Santo Sepolcro di Gerusalemme, onorificenza pontificia concessa da Papa Giovanni Paolo II, ha sempre mostrato spiccate doti professionali ed umane, spirito di servizio ed abnegazione a sostegno della sicurezza e dell'educazione alla legalità. Nunzio Di Giulio. La consegna del premio Dea Ebe. Adesso questo verrà, ragazzi tenetelo un attimo perché verrà per l'altro, per il figlio insomma. Lì c'è la pergamena. Perfetto, certo. Sindaco, io approfitto della sua presenza. Noi dobbiamo fare il possibile per svegliare l'antico splendore di Canosa. Oggi è una giornata grande, Canosa è grande, ma la grandezza di Canosa la dobbiamo resuscitare a tutti i costi. Grande, Giulio, sindaco, grazie. Devi rispondere, ho paura di darle il microfono. È perché se le do il microfono può dire solo sì, lo faccio, eh.
Sì, lo faccio se i carosini mi danno una mano. No, nessuna casa si fa se il padrone di casa non vuole. Non ha senso. Guarda, sapete qual è la grande... Beh, adesso per andare a chi glielo guardo più. Sapete qual è la grandezza di questa serata? Che i privati si mettono assieme e fanno grande questa città. E questa è la ragione per la quale Luciano, è qui mi onora di essere amico, cioè mi onoro di essere suo amico. Davvero ci vuole un grande applauso. Quando si aspetta come al solito la politichetta di sempre, con la mano così, che qualcuno dia, perché qualcun altro faccia, la politica diventa padrona, la politica è servizio. La politica è mettersi al servizio di qualcuno che ha voglia di fare, per spianargli la strada, non per creargli ulteriori complicazioni o per sostituirsi a questi. Se il cittadino non torna ad essere padrone del posto nel quale abita, la politica è soltanto è qualcos'altro. E di quella politica, gli italiani, i carosini, ne hanno le casche piene. È vero, Luzio, non posso dare inizio a un comizio, mi picchiano. Devo dire che queste parole sono state prima pronunciate quasi esattamente dal dottor Pavagna. Siete amici intimi, di famiglia, vi frequentate. Non ancora un po' di fa. No. Si sa mai come si. Grazie, simpaticissimo. Grazie, dottor Salvia. Nunzio, resta. No, certo. Adesso è arrivato il momento di premiare Michele, tuo figlio, assistente della Polizia di Stato, a cui ho già capito. Praticamente da padre e figlio in realtà hai davvero insegnato tutto quello che è il tuo pensiero, giusto Michele? Sicuramente, buonasera a tutti. Io sono molto onorato oggi di ricevere questo premio, onorato perché è un premio che mi viene consegnato da un comitato di Canusa, quindi del paese in cui vivo e in cui sono nato. Purtroppo Canusa è un paese che io vivo pochissimo, che lavoro fuori, lavoro a Cignola, anche se a poca distanza, ma è un lavoro che assorbe parecchio tempo, quindi ho poco tempo da dedicare al mio paese, ho poco tempo da dedicare soprattutto alla mia famiglia, che ringrazio ed è qui con oggi con me. Grazie di cuore a tutti, grazie a sempre. Grazie, che lavora veramente per noi, quindi le autorità sono sempre da ringraziare in ogni occasione. A consegnare il tuo premio sarà il presidente della Fondazione Archeologica Canosina, il dottor Sabino Silvestri. Eccolo qui. A proposito dei siti archeologici, prego, buonasera, benvenuto. Allora, prima leggiamo la motivazione del premio per Michele Di Giulio. A Michele Di Giulio, giovane assistente capo della Polizia di Stato, costantemente impegnato sul campo, mostrando eccellente senso del dovere, capacità e grande sensibilità verso il prossimo, mettendo a rischio la propria vita. Pertanto riceve la medaglia di bronzo a valor civile e consegue negli anni diversi brevetti, encomi e benemerenze. Michele e Nunzio Di Giulio, grazie. E tocca, che fa? Facciamo parlare del sindaco qui, parliamo dei siti archeologici. Insomma, il dottor Luisi ne ha parlato tanto, e la ricchezza di questa città, chiaramente. Cioè, mi avete tirato per quei pochi capelli che ha ancora sono venuti pure. Cercano di farmeli crescere. Allora io la ringrazio, dottore, per averci ricordato questa cosa. Questo è un premio giovane, è un premio che è stato dato ai giovani. Essere giovani non bisogna essere soltanto all'anagrafe. Il giovane è colui che sogna, e noi in questa città sogniamo. Sogniamo da tempo, sogniamo di recuperare le aree archeologiche, sogniamo i nostri concittadini che si fanno conoscere a livello internazionale. Dimostriamo da degni cittadini di tanta storia, specialmente con quello che fa Saverio Luisi, con quello che fanno tantissimi privati, concittadini, di voler bene a questa terra.
Noi sogniamo e sogniamo anche un grande contenitore culturale. Su questo il sindaco ci sta seguendo. Stiamo cercando di realizzare questo sogno partito da tantissimo tempo, vero Mario? Con Michele Fontana, con tutti i presidenti che mi hanno preceduto. E io credo che stiamo quasi per raggiungere questo sogno. Quello che vorrei dire però è vero, i sogni si realizzano se siamo tutti insieme a farlo. Se tutta la città, se tutto il territorio fa questi sogni, è vero dottor Boccaccio? Stiamo cercando di sognare assieme a Rugo, a Gravina, a città che con cui ci lega questa storia plurimillenaria. Cercheremo insieme di portare avanti il territorio, perché proporci solo come Canosa serve a ben poco. Andare lì e proporci in rete con realtà archeologiche importanti come quelle di Canosa, come quelle di Gravina, come quelle di Rugo, sicuramente faranno puntare i riflettori su questo territorio. Ma io quello che vorrei dire a voi politici è che il politico è colui che cerca di realizzare i sogni della gente, e noi sindaco crediamo in questi sogni e crediamo in voi. Grazie.